Diretta, oggi è il 37esimo giorno che siamo in casa, giusto? Sì, 30, sì, 37esimo giorno. Quindi sono già 34 giorni che facciamo le dirette. Top. Ottimo, direi. Arrivano i collegamenti. Ieri sera abbiamo fatto una diretta di 3 ore, ragazzi. Non finiva più, alla fine tutti che partecipavano, un gran casino. Siamo stati in diretta dalle 9 fino praticamente a mezzanotte. Ci siamo divertiti, eh. Però devo dire che è stata una bella. Ieri sera è stata una diretta infinita, 3 ore. Ciao ragazzi! Guardate quanta gente. Alex, Guido, Simmi. Ale da Courmayeur, Mauro, Frank, stanno arrivando tutti. Se volete, io lo ricordo sempre, ragazzi. Poi la cosa è che piano piano ci sposteremo a farla. Ciao Celeste, ciao Giorgio, a farla. Ciao Paolino, a farla solo su Instagram. Perché se volete vedere l'ospite con cui parliamo, l'unico modo è farlo su Instagram. Facebook non si riesce, quindi se volete interagire, vedere il personaggio intervistato, Instagram è molto meglio. Dalla settimana prossima i rulli continueremo a fare sia su Facebook che su Instagram, però ci sposteremo su Instagram per quello che saranno le dirette, perché alla fine uno vede l'ospite. Mirko dice gas. Ci proviamo, dai, gas, come sempre. Fabio, Mattia, tanti ragazzi. Ciao ragazzi. Aspettiamo Daniel, arriva alle 21.05, gli ho detto, perché di solito, come oramai diciamo tutte le sere, qualcuno mi prende anche in giro, giustamente, ma dico io che sono, non è che sono un genio, quindi continuo a fare alle 21, anche quando il collegamento migliore è dalle 21.15, ma comunque va bene lo stesso, chi se ne frega. Facendo le chiacchiere, poi anche perché dopo sai 21:30 così è tardi per tanta gente. Ciao ragazzi, stasera super diretta, ma tutte le sere sono super dirette, per noi sono tutte particolari e tutte importanti, perché comunque trattiamo di tanti argomenti, parliamo con tanti personaggi, dai corridori, ex corridori, giornalisti, telecronisti, addetti al settore. Sono state tante, tante puntate belle, interessanti, almeno. Speriamo che arrivi. Mamma ha scritto 2 minuti fa, quindi in teoria sì, speriamo che abbia messo la sveglia. Marco, fai a modo. No, 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 ieri sera abbiamo esagerato. Ieri sera 3 ore di diretta sono state infinite, però ci siamo divertiti e siamo divertiti. Cioè, alla fine, dai, era diretta di 60 all'ora, avete partecipato in tantissimi, è stato super bello, super divertente. E quindi ci sta, ci sta. È giusto che è stato giusto così. Giusto stasera cerchiamo di essere un po' più contenuti, anche perché comunque Daniel è un ciclista, è in attività, si deve allenare, ha tanti impegni, conference call, eccetera, eccetera. Quindi non è che gli vogliamo rompere più di tanto le scatole, anzi, è già stato molto, molto gentile ad accettare. E quindi cerchiamo di fare un'intervista abbastanza contenuta. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa di leggermente diverso dalle solite domande canoniche che fanno a tutti i ciclisti, che cosa mai sono 15 anni che rispondono alle solite 4 domande. Vediamo, poi io, vediamo come va. Io non, sapete, come dico sempre, non è il mio lavoro. Sempre sul pezzo, ma che pezzo, io sempre ci provo, però intanto Sì, dopo Daniel si stufa, ma infatti, ma capisco, anche perché quando ancora corri, non sei un ex professionista, comunque ti chiamano in tantissime, hai mille impegni, con la squadra, con gli sponsor, con gli appassionati, quindi giustamente, dai, bisogna anche avere rispetto per questi ragazzi che comunque dedicano un po' di tempo a noi. Che ne pensi della bici salsa? Salsa e merengue? No, va bene, per fare grave, va bene. Allora,
Ma poi ragazzi, sai, le domande così sono sempre molto molto generiche, si fa fatica, bisognerebbe argomentarle, entrare nei dettagli e capire l'utilizzo. Non è così immediato, così facile spiegare determinate bici in 2 secondi o dire va bene o non va bene, è un po' più complicato, anche per come siete voi, che tipo di ciclisti, per che tipo di utilizzo. Avremo modo in queste serate. Allora, che ora è? Vediamo se. Gli avevo detto 21.05, si sarà perso. Marco, dagli uno squillo che si è addormentato. Ok, stai facendo un bel intrattenimento sul riso del sì, ci proviamo, dai. Per quello che si riesce, per quello che possiamo. Buonasera, buonasera. Dai, poi. Dov'è? Forse è il caso di spegnere anche questo qui? No? Daniel! Non va niente! Prova ad uscire. Dove sei? In cima a un monte? Devi uscire? Ma prova ad uscire, forse prende meglio. Mi sentite? Ti senti, ti vediamo a scatti, ma ti sentiamo. Ok, forse qua prende meglio. Ma allora, Daniel, come ti dicevo oggi, i primi minuti dopo le 21 sono quelli più incasinati. Di solito dopo un po' parte va meglio, ok? Ok, vabbè, Al mi levo le massimo. mutande dalla faccia intanto. Ciao, ben arrivato, eh? Ciao, grazie. Allora, partiamo subito. Come mai siamo qua? Ma avevi Come mai? detto, ti sei tagliato i capelli un po'? Sì, un po' sì. Ascolta, Effetto. Daniel, e allora innanzitutto io non sono un giornalista, quindi permetti gli errori e aiutami anche tu che sei abituato a parlare davanti alle telecamere in televisione. Quindi dai, diamoci una mano, va bene, da Sì, va giornalisti bene. che siamo. Occhi congiuntivi. Sì, non c'è problema. Possiamo dire, tanto ho scoperto oggi che abbiamo molte cose in comune, ma dopo ti dirò. Comunque, Ok. siamo qua perché abbiamo un amico in comune che è Marco Cattoi di Ciao Unisbar. Marco. Ciao Marco, grazie. E devo dire che è stato super gentile perché ci siamo sentiti qualche settimana fa e lui subito, dai, 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 adesso lo chiamo Daniel qua e là. Poi, insomma, alla fine è stato il tramite per far sì che tu stasera potesse essere qui con noi, quindi lo ringrazio veramente tanto, è stato super disponibile. No, dai, un piacere. Sì, beh, voi siete super, super amici. E, Daniel, allora, a me la cosa che mi piaceva e la cosa interessante è che tu comunque sei, prendilo come, tra virgolette, sei molto simile a noi, come vediamo il ciclismo, al nostro gruppo, perché sei un po' quel personaggio un po' estroso, un po' fuori dagli schemi, lo sei sempre stato. E a me questa cosa piace perché comunque sai che c'è sempre lo stereotipo del ciclista che deve essere in un certo modo e tu sei sempre stato invece a modo tuo e Sì. che non vuol dire non essere un buon professionista, non essere un bravo ragazzo, semplicemente No. ti sei posto sempre come probabilmente come tu sei, senza usare quei paletti, quegli schemi che soprattutto tanti anni fa c'erano. Sì.
E quindi ti volevo chiedere, su prima domanda, che è cambiato un pochettino, sta cambiando, il mondo cambia velocemente, è anche cambiato un po' il mondo del professionismo. Io quando correvo, se tenevo la barba così, non mi facevano andare alle corse. Sì, chiaramente si è evoluto tantissimo. Cioè, adesso per me, ad esempio, sono 12 anni professionista, no? E io sono arrivato nel 2009, dove, vabbè, non è preistoria, sono solo più di 10 anni fa, però cioè, si percepiva ancora questa cosa del tagliati la barba, tagliati i capelli, va a dormire presto, sai, quelle cose un pochino super old school. È chiaro che si fanno ancora, è chiaro, no? Nel senso, si deve essere super professionisti, soprattutto in un Certo. mondo dove i dettagli, proprio anche i più piccoli, contano tantissimo. Però è chiaro che ha sdoganato, diciamo, quel carattere, quello spirito, quel mood, soprattutto super mega serioso, super mega, come dirti, Impostato. quasi impostato, un po' finto, un po' senza personalità. Credo che dalla Sagan in poi, nel dopo Sagan, dal Sagan in poi, insomma, è cambiato tutto questo. Io faccio parte di quella generazione, chiaramente, che ha un pochino di voglia di esprimersi, ecco, più che altro, che non ha voglia, cioè ha voglia di essere se stessi, ha voglia di essere come tutti gli altri. Credo vada di pari passo un po' con il mondo in generale. Beh, a me questa cosa qua piace, e io nel mio piccolo l'ho sempre sofferta molto, perché per dire, io ho la barba così, bene o male, da 15-16 anni fa, e nel 2005-2006-2007 mi rompevano tutte le scatole, avevo già i capelli un po' sparati così, mi rompevano le scatole, Sì, 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 sì. avevo anche due o tre orecchini, e quello per loro ero Ma sì, praticamente... perché è legato a un'immagine di fancazzista, no? Di quello che non ha Sì, certo. voglia, di Tu quello che hai. non riesce, di quello Sì. che. Tu Boh. non ti... Faccio un esempio. Tu, allora, non ti tagli la barba, non sei un raga... non sei un bravo ragazzo. Questa... Bah. non vuol No, dire niente. no, no. Comunque, io mi sono agganciato a queste cose perché vorrei cercare di farti un po' di domande stasera che non siano le solite domande. Perché io, come hai detto te, tu sei 13 anni, 14... ormai la 13... 13esima, 14esima stagione, no, scusa, la 11esima, 12esima stagione che sei professionista. E penso che tra giornalisti, televisioni, eccetera, eccetera, ti fanno comunque spesso le solite domande. Sì. E io vorrei che venisse fuori un po' anche la personalità di Daniel, che è un professionista serio, perché sei lì da 11 anni, sei sempre stato nelle grandi squadre, hai vinto comunque due titoli mondiali, non dimentichiamo, quindi sei un corridore che ha fatto il professionista, che fa il professionista, però che Certo. vivi una vita di ragazzo giovane che dai 20 anni, 22, 25, 26, 30 anni, comunque è quella l'età, Certo. e con i cambiamenti del tempo. E oggi io ho rubato un po' di informazioni per rendere questa cosa un po' più simpatica. E tralasciamo alcuni messaggi di Marco, dove abbiamo anche riso, E però. te pareva. Ma io infatti ho detto, vabbè Marco, mettiamo. Sì, scherzavo, scherzavo. Però la prima cosa che è venuta fuori mi ha detto, oh, guarda che allora Daniel è appassionatissimo di birra. E poi mi dice, guarda che una volta finito il Tour de France, il medico della squadra, dottor Spinelli, che già mi ha detto il nome è tutto un programma, gli ha consigliato di reintegrare quella birra. Questo Certo. è vero, quindi ci sta. Ma sì, diciamo che non era solo una questione di reintegrare. Il dottore mi voleva dire, cioè, prenditela un pochino meno seria, stai tranquillo e goditi una serata, ecco. Questo era il punto, perché appunto dopo un tour, che comunque il Tour de France è sempre un'agonia di fatica e di sofferenze, fatto come si deve, quindi super in riga, si dorme, si mangia bene, si fa tanta fatica e tutto. Chiaramente fai conto che era agosto, cioè può essere stato tipo Ferragosto, poco dopo Ferragosto, sai anche tu, siamo sul lago di Garda, è caldo, abbiamo finito il Tour de France, ci sono ancora poche gare, magari era un po' stanco, ecco. E il dottore mi ha detto, guarda, fai le analisi, vediamo. Ho fatto l'analisi, lui aveva percepito comunque un po' di stanchezza, un po' di stress. Oltre a questo, le analisi dicevano che era un pochino disidratato, mi fa, guarda, goditi una bella serata, stai tranquillo e vai al Wins a bere birra. No, A berti una birra.
Infatti mi collego a questo perché poi la cosa simpatica che oggi parlando con Marco mi ha detto che ti piacciono anche i vini e tra l'altro il tuo vino preferito è il San Leonardo che è di un'azienda trentina che Sì. tra l'altro ti hanno dedicato una bottiglia, un'etichetta quando hai vinto il Mondiale 2004 dove c'è il tuo nome e sotto l'asta chi se ne frega che siete un gruppettino di tuoi amici, tu Sì. Marco, Franz. Franz. Sì, abbiamo organizzato anche una cena. Sì, è stato bellissimo perché l'azienda è soprattutto qua vicina. È l'azienda di una famiglia bellissima e soprattutto conosco Antonio, un caro amico che lavora dentro da anni. E lui è appassionatissimo di bici, quindi siamo entrati in sintonia un po' per il vino, un po' per la bicicletta. E è stato bello, insomma, tornare a casa e avere questa bella festicciola con una bella bottigliona da 1,5 litri, due, non mi ricordo più, con su, tra l'altro, l'etichetta San Leonardo, il nome Danielos, la Colliride. E dai, bello. Sì, beh, sono cose comunque simpatiche che fanno Sì. piacere e comunque che rimangono, perché Rimangono, certo. rimangono legate a degli eventi e a dei periodi. Infatti, Un onore più che altro mio, perché è una cosa bella. penso anche loro, perché comunque non penso, non sono in tanti che hanno vestito la maglia del campione del mondo, nella storia. No. Se tu prendi la storia, sono miliardi di persone, però persone che sono messe lì addosso non sono poi tantissime. Sì, penso che Vero. sia una super. Anche perché tu l'hai vinta 2 anni di fila il crono squadra, Sì. giusto? La seconda volta, tra l'altro, insomma, campione del mondo in crono squadre, no? Quindi siamo un gruppo di sei che vince una gara sola, bellissimo, tra l'altro, un'esperienza della Madonna, andare sul podio, essere, cioè, andare come squadra, capito? Vincere una gara insieme è bellissimo. E nell'occasione del secondo mondiale, San Leonardo mi ha proposto, cioè, ha fatto una scatola con tutti i sei nomi incisi sull'etichetta. Ah, bello. Bellissima anche questa, sì. Ma ascolta, io dopo ho alcune altre domande che sono legate alla persona Daniel giù dalla bici, ma però hai tirato fuori una cosa, te la volevo chiedere dopo, ma te la chiedo adesso. Ci seguono tanti appassionati e giusto per dare. Ma allora, uno che, vabbè, tu comunque avevi vinto titoli italiani, poi hai vinto i mondiali nel 2004-2005, crono squadra in 6. Con delle medie stratosferiche, perché sai, adesso io una cosa che dico quasi tutte le sere, parliamo sempre che adesso diventano fenomeni quelli su Swift, su Strava, e io, vabbè, non lo so, mi sembra una cosa assurda. Allora io ogni tanto quando parlo con voi che correte, che avete corso, che andate forte, che non è che raccontate delle cavolate, perché sai, lì ci sono i cronologisti, sono i giudici dell'UCI, dicono avete fatto i 54 di media sui Certo. 54 di media. Ma quando vorrei sentire dalla tua voce, quando si fa una crono squadra in mondiale e si va in sei fila indiana, quanto si va, Daniel, sinceramente? In che senso dici la media, la sensazione? No, la velocità Quanto che si va tenete, proprio? perché se fate 54 di media con partenza da fermo con le Ah. curve, quando siete lì in fila indiana che menate, a che velocità andate? Si va a 60 all'ora. No, senza scherzare, è vero, cioè, conto che la partenza, ok, si può fare, spesso è in pianura, quindi si può anche calcolare velocemente, nel senso si parte da fermi, una partenza vicina all'uno a un minuto e non so, sarà 1 minuto e 7, 1 minuto e 8 secondi. Puoi capire anche tu che arriviamo al primo chilometro, siamo già oltre 60 all'ora. E poi chiaramente cambia nella pendenza, nella traiettoria, nel vento, perché spesso si ha anche vento contro, però ricordo dei bei tratti dove insomma si andava anche cioè, sfioravamo anche i 90 all'ora in certi tratti dove si cambiava, cioè, si scollinava e si andava in discesa verso un altro sciacquone. Ci sono dei tratti veramente veloci. E dove più la velocità si alza, più è difficile perché basta veramente poco per sbagliare a rientrare in fila. sì, anche perché comunque quando ti sposti, che hai appena tirato per rientrare in scia, è forse il momento dove lo sforzo è maggiore, quando sei Sì, veramente lì bravo. la difficoltà è nel calcolare proprio questo passaggio, cioè tu tiri, ti sposti, nel rientrare poi a ruota dei tuoi cinque compagni. Ci vuole ancora quel piccolo sforzo, oltre alla tecnica, che è anche molto importante, la tecnica nel star vicino e trovare subito
la scia insieme al tuo ultimo compagno, però anche lo sforzo nel colpo di pedalata nel restare lì, non è facile. Soprattutto noi avevamo architettato una piccola, che poi insomma sono state delle chicche che portavamo avanti per migliorarci sempre di più, perché ti ripeto, i dettagli sono importanti. Praticamente il quinto uomo, vedendo diciamo chi ha appena tirato, si sposta, rientra. Il quinto, quindi l'ultimo in quel caso, vedendo quello che rientra, alza le mani sul manubrio alto. Sai che noi siamo sempre piegati giù. Per far da spoiler. Per fare un pochino da spoiler, esattamente, alzando le mani, diciamo che ok, quello che sta dietro è già protetto dagli altri tre, qua, quinto si alza un pochino, così aiuta il sesto a rientrare un pochino meglio. Dettaglio veramente piccolo, minimo, ma fa differenza. Però che comunque uno è sempre a frequenze cardiache allucinanti, wattaggi impossibili, cioè comunque giustamente piccola percentuale d'aiuto ti può probabilmente servire a rientrare più velocemente e a non andare già oltre lo sforzo che stai facendo, quindi ti dà Ti sicuramente posso dare anche due o tre numeri, tanto siccome vai, vai. penso sia il pubblico che già abbia esperienza di Watt o di numeri, insomma, il pubblico è specializzato. Però per dirti, una tirata, parlo personalmente, una tirata si aggirava tra i 600 e i 750 Watt e durava, la mia durava dai 10 ai 15 secondi, a volte 20. E per rientrare anche lì spingevi un paio di pedalate a 500, ma poi diciamo che un'ora di cronometro a squadre, la media era di tra i 4 e i 450 watt medi. Eh Per un'ora. Ecco. sì, oddio, No, perché sai. da un'ora dipende. Poi abbiamo fatto anche cronometro più brevi, ad esempio quella di Richmond è stata sui 40 minuti, non credo di più. Però sai, comunque 450 watt per un'ora, per 40 minuti, per 45 sono wattaggi veramente importanti. Non è che stiamo parlando, sai, che fai. Cioè, perché un conto è fare 400 watt se fai lo scatto, fai Sì. dal lungo. Un conto è tenerli, tra virgolette, di media. Cioè. Sì, la media, perché appunto, come ti dico, nella cronometra squadre c'è questo elastico, no? Tra i 600 watt e i 300, 600, 300, per dirti i numeri a caso, però vai da un estremo molto forte, la qualità sta nel recuperare e nel farne un altro così forte, capito? Quindi questo turnover di up and down, no? Di numeri così, di sforzi, ti fa una media, ti fa poi la media alta, non è un 430 costante. Lì si parla già di specialisti invece a cronometro, che quelli hanno già un altro tipo di capacità. Anche perché se uno fa i conti proprio col cronometro, siete in 6, tu tiri 15 secondi, quindi vuol dire che una volta che hai dato il cambio ne hai 5 davanti, vuol dire che tu hai più o meno 1 minuto e 15 secondi per recuperare. Cioè Sì. è pochissimo, è Sì. pochissimo. Spesso comunque in una squadra c'è chi tira anche di più. Noi avevamo Rohan Dennis, se bazzicate un po' Sì. di nomi, campione del mondo attuale a cronometro, lui era la nostra locomotiva, lui era capace di tirare, ti sparo altri numeri assurdi, ma era tipo, per noi era ossigeno perché tirava, a volte tirava anche 40 secondi, 30-40 secondi a 600 watt, cioè era una roba assurda. E poi li Son ben. recuperava in meno di un minuto, cioè era un grande, cioè lui ci faceva vincere i mondiali, era il nostro pilastro proprio di... E noi ruotavamo attorno, chiaramente avevamo le qualità per dargli manforte. Comunque per fare quelle specialità lì penso che dei gran motori, perché dai, lì Ci non ti vuole anche del nascondi, bel lì allenamento. non ti nascondi, No, infatti, ci vuole non puoi. allenamento, costanza, capacità ovviamente sì, è una specialità, bisogna essere un po' portati, ecco, per specialisti. Ascolta, per tornare nel lato un po' goliardico, dopo ritorneremo al lato del professionismo, ma Dai, eh. è vero che. Metto la mascherina. No, vabbè. È vero che volevi trovare un futuro alternativo oltre alla bici in una boy band, però poi la cosa, dopo un po' di prove.
che sembrava che tu dovessi fare basso e voce, vi siete un po' smarriti, perché sennò sembrava che potevate avere un futuro incredibile. Sì, infatti era partita come un grandissimo sogno di entusiasmo e follia. Io avevo comprato tutto, avevo basso, avevo amplificatori, avevo già anche il microfono, i sintetizzatori pronti da Marco. Marco però dopo due lezioni ha detto: "Vara Veccio, è meglio se continui ad andare in bici". E allora mi sono demoralizzato e niente, gli ho lasciato anche l'amplificatore e l'accordatore, ha detto: "Vabbè, ciao". Ma a me Marco me l'ha raccontata differente, mi ha detto che invece, ma ha detto che potevate avere un futuro importante, ma tu ti sei dileguato a causa impegni ciclistici. Ecco, vabbè, dai, così più o meno siamo lì. Ma dopo ti chiedo ti dico le ultime due cose riguardo alle tue, diciamo, passioni, ma una poi si ricollega. Mi ha detto anche che quest'anno ho provato a far fare sci d'alpinismo, mi ha detto che la prima oretta hai un po' sofferto, poi hai preso sul passo, hai tirato fuori il motore da campione, li hai devastati tutti nell'ultima mezz'ora, ha detto che da stargli sfiffatico ti hanno letteralmente odiato. Quest'anno c'è stata l'occasione, cioè una bella, ha subito nevicato, è stato subito un inverno partito bene anche per le montagne qua vicino a noi. Allora non l'avevo mai fatto e sapevo che era una cosa anche che alcuni atleti lo fanno per tenersi in forma. E allora abbiamo provato con Marco, siamo subito sentiti, partiamo, andiamo e è stata bam. Subito mi sentivo un po' strano perché, ti ripeto, era da tantissimo tempo che non andavo a sciare e mi sentivo un po' instabile. Però, insomma, dopo un po' che ho capito come funzionava, via. Mi ha detto che subito ti prendevano per il culo, dopo ti hanno odiato. Certo, anche perché ero appena tornato da un bel ritiro a Maiorca con la squadra, ero anche allenato, cioè il cuore sfiato ce n'avevo per sempre. Una volta che hai preso il passo, li hai demoliti. Ascolta, Daniel, adesso a parte che abbiamo scherzato un po', questo l'ho fatto perché volevo far trasparire alle persone che anche voi ciclisti, anche voi campioni, comunque avete una vita e siete esseri umani che siete più vicini a noi di quello che si può pensare. Poi è logico che siete dei professionisti del vostro settore, come dici tu, che guardano tutto, controllano tutto, eliminano i dettagli per essere tra i migliori al mondo. Perché, sai, non è che vinci delle maglie iridate così per caso. Quindi sicuramente, cioè, i sacrifici, il dettaglio e comunque le doti di base ci devono essere perché, come dico sempre, un asino non è che diventa campione del mondo. Però volevo un po' far saltare fuori questa cosa che una persona ha anche una vita, può coltivare passioni ed è un essere umano, non è solo uno che va solo in bici 8 ore al giorno e finita lì. E infatti l'ultimo aspetto che mi collego è un aspetto che mi piace molto di te, che è quello del fatto che per me tu hai una passione veramente vera, no io, per il mondo delle due ruote. Ok? Le categorie giovanili, gli dilettanti, il professionismo, la soddisfazione, una vita in bici a agonismo che è lavoro, però a te piace in bici perché ti sei fatto un sacco di viaggi, hai fatto delle vacanze in bici, cioè tu dopo 35.000 km all'anno stacchi un po' e poi ti vai a fare un viaggio in bici e una vacanza in bici, quindi questo vuol dire che tu hai una passione veramente forte anche per scoprire il territorio tramite la bicicletta. E questa cosa è bella, Sì. volevo che tu raccontassi due aneddoti o quello o come tu vivi queste. Sai, alla fine io vado in bici da quando ero veramente piccolo, cioè da 5-6 anni con mio papà prima in mountain bike, poi la squadretta piccolina vicino a casa e quindi proprio la bici è come, non so, è come mangiare la pizza, nel senso una cosa molto banale per me, nel senso che è molto normale, cioè, senza bici boh, È un'abitudine. non ho ricordi senza bici, è come avere il cellulare in tasca, no? E quindi già di per sé questo è un mood. Chiaramente poi è diventato un lavoro, quindi è diventato anche comunque responsabilità, dover fare dei sacrifici, riuscire ad essere sempre comunque competitivo. E questo ha portato comunque nella mia testa, da bambino giocavo con la bicicletta e poi comunque sempre cresciuta verso una direzione sola, quella di migliorare e di vincere, di fatto. Quindi allenamenti, deve essere quei watt devi farli lì, quella salita devi farla in quel tempo lì, devi mangiare questo, devi fare lì, e senza considerare il fatto che poi tutto quello che è il calendario,
corse è programmato proprio giorno per giorno, mese per mese, anzi, quando siamo a giugno, che è metà anno, pensiamo già al gennaio dell'anno dopo, quindi una serie di proprio step pieni, tutto il calendario pieno. E dopo un po', dopo diversi anni, o comunque dopo un giro d'Italia particolarmente duro e faticoso, mi è venuto questa cosa in testa, questa voglia di far qualcos'altro, ma non di far qualcos'altro perché ero stufo di correre, perché ero stufo della bicicletta, proprio di fare qualcos'altro con la bicicletta. E allora mi sono messo in testa, vabbè, oh, io vado a farmi un giro. E allora con un mio amico al bar abbiamo detto, ma perché non facciamo un giro partendo da casa, ci fermiamo dove ci pare, andando verso Verona o verso Mantova, e poi, che ne so, dai, portiamoci dietro un filmer che ci fa due foto, due video, e poi li mettiamo sui social, così, boh, facciamo vedere qualcosa di diverso. Ecco, da lì è nato Just Ride, che è questo mio piccolo progetto che porto avanti da qualche anno, è questo viaggio che faccio così per dimenticare o per svagarmi dalle corse, dalla routine che di fatto ormai è diventata a tempo pieno. Beh, comunque bello, molto bello, cioè anche perché comunque è difficile vedere o sentire che dei professionisti in attività nei pochi giorni, nei pochi periodi liberi, perché come dici te la stagione parte con i ritiri e ancora nell'anno in corso, poi le gare già a gennaio col Down Under, Qatar, eccetera, eccetera, e Sì, finiscono è pieno. ottobre, è piena, è strapiena, è sempre più piena, quindi quei pochi giorni liberi, quei pochi spazi comunque li hai sfruttati, li sfrutti comunque a vivere sempre la bici, ma in un modo rilassato, divertente, Sì. però Sai, sempre in sella. sì, si collega anche al fatto di voler esprimersi un pochino, no? Voler far vedere in un modo diverso la bicicletta, voler comunicare. Perché alla fine anche noi in bicicletta comunque uno si esprime, no? Fa quello che gli viene meglio, vince, aiuta, sai? Comunque un viaggio in questo modo è un modo di esprimersi, ecco, tutto qua. E comunque resta sempre un modo anche per allenarsi, perché una volta l'ho fatto a fine stagione, era stato come un cool down. Una volta è stato a metà stagione ed è stato come un rifare tanti chilometri per ricostruire la forma della seconda parte di stagione. Quindi, boh, è una cosa che mi piace e continuo a farla. Ah, bello, complimenti, è bello, sei ammirevole. Grazie. Ascolta, abbiamo un po' di minuti ancora da rubarti e ritorniamo alla tua carriera. Come dicevamo prima all'inizio, sempre al top, squadre top, BMC, Bora, due mondiali, hai fatto il giro, hai fatto il tour, hai fatto una marea di classiche, dalla Sanremo, dalla Roubaix, dal Fiandre, sguazzi bene al nord. Probabilmente per le tue caratteristiche, per il tuo modo di saper guidare la bici, ti sono sempre venute bene quelle classiche lì. E oggi, Daniel, tu hai 33 anni. E che obiettivi hai? Hai un sogno da realizzare? Hai un obiettivo? Che cosa ti frulla per la testa? 33 anni, non sei più un ragazzino, cioè No. puoi correre ancora tanti anni. Ieri parlavo con Noè al telefono. Ha fatto 19 stagioni, però per dirti, quindi se hai voglia e testa puoi correre ancora tanti anni, però a 33 anni non hai più 22, 23, 24 anni, quindi l'entusiasmo non è più una novità. E quindi sei un uomo adulto e ti voglio chiedere a quest'età, a questo giro di boa, che cosa ti frulla per la testa? Beh, è chiaro che il ciclismo, lo sport in generale, è una bolla, no? Io me lo sono sempre tenuto ben fisso in testa e ho sempre pensato al dopo, o comunque a che prima o poi finirà, no? Questo bel giochetto che si chiama ciclismo. Però ecco, a 33 anni mi sento ancora in forma, ho ancora voglia di correre e ci stanno ancora 3-4 anni, secondo me. Ci stanno tutti, coronavirus permettendo, nel senso, no? Spero No. che riapra più presto. Allora, forse non ti ho messo giù la domanda bene, cioè nel senso, io ti auguro di correre ancora altri 4, 5, 6 anni perché mentalmente e fisicamente per me, dallo spirito che hai, da uno che si va a fare una vacanza in bici e comunque dà risultati alla mano,
che sei uno che sei sempre presente nelle cose, hai sicuramente le carte da percorrere e te l'auguriamo tutti. Sì. Era più che altro, dico, a 33 anni, che vorresti realizzare un sogno, un obiettivo, una gara del cuore, qualcosa che ti frulla in te e ti piacerebbe ottenere a 33 anni, nelle ultime 2, 3, 5 stagioni, un obiettivo che ti sei posto, non so, qualcosa che ti... un sogno, boh, non No, è so. chiaro che cioè, sì, no, beh, parlando di gare, è ovvio che le ambizioni sono sempre più o meno le stesse, però è chiaro che adesso c'è anche un certo tipo di realismo, no? Che vado di pari passo. Quindi è ovvio che per me l'ambizione delle classiche è sempre alta. Un podio nelle grandi corse così, una basterebbe per davvero coronare una bella carriera, insomma, un bel percorso. È ovvio che mi piacerebbe anche vincere magari una tappa, giro, il tour, queste corse così, però sai, alla fine con Peter vicino è bello, è stimolante ed emozionante. Se devo avere anche un altro sogno così da corse, io, cioè, Peter si meriterebbe una Milano Sanremo, vorrei essere presente in quella squadra dove lui. Che siccome allora io ho fatto di tutto per non nominarlo, nel senso che so chiaramente che è logico che se giochi nel Real Madrid e hai squadra, vabbè, se giochi nella Juve e hai squadra Cristiano Ronaldo, ti fanno un'intervista e poi arrivano a Cristiano Ronaldo. Io ho evitato No, tutta va bene. sera, ho evitato tutta sera perché volevo parlare di Daniel Oss. Poi ve lo tiri fuori te e adesso vi arriveranno 5.000 messaggi di chiedi di Saga, chiedi di Saga. Ma vabbè, ci sta. proviamo a girare la domanda su Daniel Oss. Che rapporto hai tu con Peter Sagan? Che comunque è un personaggio, vabbè, non, cioè, a livello ciclistico non c'è niente da dire. Cioè, tutto quello che poteva vincere l'ha vinto, l'ha rivinto, può fare quello che vuole, è un funambolo, è un fuoriclasse, è un personaggio mediatico, carismatico, incredibile. Forse un bene per questo mondo. E il tuo rapporto con lui com'è? Beh, il mio rapporto con lui è a distanza in questo momento e anche spesso durante l'anno, vabbè, a parte le corse ci vediamo, cioè, ci vediamo tanto, perché comunque corriamo tanto insieme, facciamo tanti ritiri insieme e ci confrontiamo tanto. Quindi durante l'anno ok, dopo se no abbiamo ognuno le nostre vite, lui abita a Monte Carlo, io abito a Riva del Garda, quindi siamo anche distanti, però ci lega questa amicizia e questo modo di interpretare anche un po' sì, il ciclismo, cioè siamo comunque in una, come dire, c'è questa complicità, no? Nel voler raggiungere obiettivi e nel voler lavorare insieme. Di fatto, insomma, Peter dopo BMC mi ha voluto fortemente in squadra, ha fatto di tutto per avermi lì e io sono fiero, no? Onorato e faccio di tutto, insomma, per il bene suo, della squadra e mio. Quindi il nostro rapporto è bello, è vivo. Ma sì, Come dirti? io sai, da esterno, io in questi anni qua ho visto e percepito che c'è molto feeling, ma anche proprio andandosi a rilanciare a quella che era la figura iniziale di questa chiacchierata di Daniel Oss, cioè comunque un ragazzo un po' fuori dai soliti canoni, esuberante, con anche altre passioni, con la voglia di vivere, non con dei paletti, e Sì. anche lui ti assomiglia. Siete Sì, simili in queste cose qua. siamo infatti della stessa generazione. Ok, lui magari è un po' più giovane, però siamo entrati in un ciclismo dove avevamo voglia di esprimerci in questo modo qua, diverso, che non è, cioè, il capello lungo è una sciocchezza, voglio dire, Ma non è sì. quello il punto, perché se pensi a Fignon o quei ragazzacci là, insomma, anche loro avevano gli occhialini e l'orecchino, no? Sì. Erano dei grandi, ma dei precursori di Peter Sagan, no? E lui è stato quello che poi, tra l'altro, ha avuto la grandiosità e la forza di essere un super campione, ma allo stesso tempo di avere questa grande capacità di esprimersi con la gente, con il pubblico, ma non solo con i compagni anche. Lui è un leader diverso, è un leader che riesce a darti la spinta, non è uno che giudica, non giudica, si prende tutte le responsabilità. Cazzo, è un leader vero, è uno che comunque è un esempio, capisci? Il corridore che gli sta vicino, che sia un compagno o anche un avversario, lo vuole
lo prende come esempio, cavolo, lo rispetta e lo stima, capito? Ma non solo perché vince, ma perché lo fa in quel modo là. A me piace, cosa vuoi che ti dica? Piace personalmente anche a me da sempre, penso che piaccia a tanti, ma si vede perché comunque cioè penso che sia, come dici te, un gran leader, un gran comunicatore, anche perché non riesce a fare quello che ha fatto, a prescindere dalle doti, ma anche arrivare dov'è come personaggio se non sei un leader carismatico e un gran comunicatore anche nella semplicità, perché lui tira sempre fuori la cavolata o il gesto banale Sì, che sì, 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 sì. casomai dopo una tappa il fenomeno, il campione non fa, e lui ha quella lucidità per fare anche il Ma gesto lui è, simpatico. la cosa che spiazza è che lui è così, non è che ci non è che cioè non lo fa perché è Non è così, cioè lui costruito, è naturale. non è costruito, è così esattamente, lui è così a tavola, è così mentre scia, è così mentre beve una birra, cioè è divertente, è scemo, è stupido, fa ridere, è anche molto intelligente e soprattutto un gran professionista, perché puoi avere tutto il talento che vuoi, ma se non ti alleni o fai la vita come deve essere fatta, non riesci a vincere quello che ha vinto. Io penso che qualcuno lo aspetterà, vabbè, tanto la gente ti aspetta sempre, però penso che in pochi anni ha fatto quello che, cioè, in tanti non hanno fatto in tutta la carriera, in più corridori messi insieme, cioè nel senso che comunque tante volte, tra l'altro, per me la sua grandezza è che ha vinto delle corse incredibili, facciamo un esempio, parliamo, cioè, tre mondiali senza squadra. Perché Senza squadra. casomai ha vinto anche delle corse senza squadra, Certo. casomai non ultimamente, dove comunque adesso la Bora è un gran team, però anni fa ha vinto anche delle corse dove non aveva casomai una gran squadra, ma comunque parlando semplicemente di tre campionati del mondo dove a correre, cioè, non era inesistente la squadra che aveva, quindi. Adesso ti dico un aneddoto che è successo a qualche Fiandre fa, un paio di anni fa, credo. Forse l'anno scorso. Vabbè, insomma, finiamo il Fiandre, non è andato benissimo. Era l'anno che ha vinto Roubaix, credo. Quindi il Fiandre così, lui aveva vinto la Gand la settimana prima, abbiamo perso Fiandre, insomma, non è andata bene. E quindi, insomma, seduti a tavola, così eravamo io e lui, con una birra, così a parlare del più del meno della gara, gli faccio, cavolo, Peter. E mi dispiace tanto oggi perché comunque, sai, meriteresti anche una persona in più nel finale di corsa come oggi. Cioè, meriteresti, cavolo, qualcuno che ti aiuti di più. E lui mi fa, ma a me che cazzo me ne frega? Ma questa non era una risposta stupida, perché lui mi fa, ma tu pensi che sia così importante? E quello che io ho capito è che a lui importa molto di più sedersi a tavola e bere una birra e confrontarsi in questo senso qua, no? Di avere comunque una certa socialità, un certo gruppo di amici che lo tiene vivo, piuttosto che avere anche magari qualcuno in più che non riesce ad esprimersi nello stesso modo, ma che gli dà magari una tirata in più nel finale di corsa. Quindi fa capire, insomma, l'uomo che c'è dietro anche a un atleta come lui. Beh, comunque io cioè io mi ero sempre fatto, a parte il lato che tu dicono, sai, uno vince va forte, però io penso che la cosa per me è strepitosa. Io ho sempre catalogato gli atleti in forti atleti, campioni e fenomeni. Il fenomeno per me è quello che ha un motore incredibile, però il problema, la dote incredibile è che sa perfettamente sempre cosa fare, come farla e quando farla. Già ad un'età dove io non sapevo neanche andare Sì, in sì. banca per il conto corrente, per dirti, cioè i fenomeni a 22, 23, 24 anni hanno già un approccio Sì, a. una percezione della realtà diversa. Cioè, sono fenomeni Vivo in un anche altro quello. mondo. Vivono un altro mondo, hanno delle doti mentali di determinazione, di lucidità, di freddezza, di gestire le responsabilità e anche di questa. Voglia incredibile di arrivare che è fuori dalla media, è fuori Io dalla. avendo vissuto diversi leader così, credo che comunque questa dote di gestire,
la gestione delle varie cose che succedono, ad esempio, non so, la maglia gialla, maglia verde, come gestire il pubblico, come gestire certe cose, così viene con l'esperienza. Però la loro capacità davvero innata e una dote che hanno pochissimi è quella di capire la gara, di capire il ciclismo, di capire come si vince, questo è il punto. Cioè, loro vincono e questo è l'obiettivo che si ha in una corsa di bicicletta. E loro ce l'hanno innata, cioè loro vedono rosso, cioè sono dei tori, quando vedono la striscia arrivo, quando vedono la linea bianca in terra non capiscono più niente, o meglio, capiscono tutto e riescono a vincere, capito? Loro vedono le volate a rallentatore. Hai presente che casino c'è in una volata? Loro la vedono a rallentatore. E sanno benissimo, è flash, è come un flash per loro. Vanno pianino, vedono gli altri, si spostano e vincono. Per me quella è una dote di lucidità e di freddezza anche nei momenti di massima tensione che puoi avere solo se sei un fenomeno, perché gli altri vanno sotto stress. Una persona normale Esattamente. va sotto stress a 3 dell'arrivo, 2 dell'arrivo, quando entri nell'ultimo chilometro che c'è il caos totale, uno va in panne, anche perché comunque stai andando a 65 all'ora, non è che stai lì che stai guardando che bello che è oggi il lago di Sì, è Garda. tutto veloce, certo. Quindi, ma lì sono, come dici te, sono doti, ce le devi avere, sono cose innate. Comunque, è giusto che sia così, eh? È giusto che sia Sì, così assolutamente. ed è bello che sia così. La fortuna, penso, per un professionista come te, avere la fortuna di comunque di correre al fianco di un bomber come lui sia un'occasione incredibile a livello sportivo, ma anche a livello umano di crescita, sia a livello professionale che anche tu a livello umano, perché comunque penso che quelle persone lì ti lasceranno per sempre, ti hanno lasciato qualcosa di incredibile, te lo lasceranno per tutta la vita. Assolutamente sì. Bellissimo. Ascolta, io sono riuscito a strapparti più minuti di quelli che dovevo fare. Vabbè, come passa il tempo quando ci si diverte? Ti ho fatto chiacchierare. No, io capisco che siete veramente impegnati perché non ci siamo noi, avete gli sponsor, avete le Ah, vabbè, di cure. sera così ho solo il problema della torta salata. Ho letto sotto, mi si sta freddando la torta salata. Va bene, noi ti lasciamo andare. Daniel, io ti ringrazio per, come al solito, per quello che sei, la spontaneità, la simpatia, per aver comunque raccontato il tuo modo di essere, degli aneddoti divertenti. E averci fatto compagnia questa sera, aver regalato un'oretta di compagnia a tutti gli appassionati, che penso che in questo periodo sia veramente una cosa super bella, che non è scontata che tutti facciano. Quindi è bello e ti ringrazio. Poi, quando vengo su da Marco, ci berremo una birretta, un gin tonic Dai, insieme. volentieri. Va bene? Allora, vai. Saluto Marco, saluto Giulia, Anch'io. saluto Luca, saluto tutti i miei amici che ho visto qui sotto. Ciao, Ok. 60 all'ora. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao Daniel, grazie, buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Allora, mettiamo giù, va che deve, ha la torta salata. Allora, ragazzi, vi saluto, siamo stati bravissimi, abbiamo rispettato un atleta che comunque ha la sua vita, si deve allenare, è in carriera, quindi non gli abbiamo fatto fare tardi e ha detto delle cose strafighe, super belle, è un personaggio, è super simpatico, quindi è stata veramente una chiacchierata molto bella. E vi ringrazio. Ci vediamo nelle prossime serate. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Grazie Daniel, grazie Marco.